Ciao, io sono Antonio e oggi nuovo video recensione di uno dei nuovi prodotti di Running Press che volevo prendere da tantissimo tempo ed è un prodotto a tema animali fantastici e dove trovarli. Ma prima di unboxare questa scatola parliamo un attimo di Pampling, visto che mi è arrivata una nuova maglietta e non vedo l'ora di guardarla assieme a voi. Quella che indosso è una delle ultime che ho acquistato, è quella lì a tema Hogwarts, con un po' di Van Gogh dentro, che mi piace davvero tantissimo, ultimamente sto usando spesso. Vediamo cosa c'è all'interno di questa busta, vediamo se è sempre a tema Harry Potter. No, questa volta niente Harry Potter, ok, non la ricordavo più. Si tratta di questa qui, che è una magliettina a tema Honda di Kurosai, non mi ricordo come si chiama l'autore. Eccola qui, la famosissima Honda, ve la faccio vedere. Mi piace un sacco il colore della maglietta, guardate quanto è bella. E troviamo l'Honda famosissima con questa balena che salta nel senso opposto. Molto molto bella questa, devo dire che il colore è davvero super super bello, questo colore navy. Così chiaro, mi piace tantissimo. Questa qui la userò sicuramente anche per uscire e mi piace davvero tantissimo. Ragazzi, naturalmente 7 Potter codice sconto per avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti effettuati su Pampling. Ragazzi, mi raccomando, mandatemi i vostri acquisti su Instagram o nelle storie o nei messaggi privati, taggatemi da qualche parte perché sono sempre super contento di guardare i vostri acquisti. Uno di voi è addirittura andato in Spagna dentro uno dei negozi fisici di Pampling e mi ha mandato delle storie, mi ha fatto vedere i suoi acquisti, mi ha fatto davvero tantissimo piacere. Quindi mi raccomando, pensatemi. Detto questo, passiamo al nostro pacco. Eccolo qui, è arrivato leggermente scassato, spero che dentro non si sia rovinato tutto perché è abbastanza delicato questo prodotto. Come avrò già spoilerato in copertina, si tratta della valigia di Newt Scamander di Running Press. In questi anni Running Press ci ha dato tantissime gioie, ci ha regalato ad esempio il pensatoio che mi è piaciuto parecchio, ma ci ha regalato anche il boccino d'oro low cost che secondo me resta uno dei prodotti più belli mai realizzati da Running Press, ma anche tantissime altre cose, la gabbietta con Edwige, Piket, si sono davvero sbizzarriti. Io spero nel frattempo di riuscire ad aprire questa scatola. Ok, uno e poi andiamo qui. Ok, ci siamo, benissimo. Fortunatamente era super protetta. Ecco qui la nostra valigia, credo ci sia un bigliettino. Ok, tantissimo Pluriball, complimenti, grazie per l'imballaggio perché è stato uno scambio con uno di voi e è stato imballato alla perfezione. Molto molto bella, questa qui la conserverò. Almeno per una volta non comprerò un pezzo che tu recensisci. Baci Sara, effettivamente Sara, direi che averne già tre per te è più che sufficiente. Ragazzi, davvero bellissima. Grazie mille a Sara che ha scambiato con me alcuni prodotti di Harry Potter per questa valigia. E adesso la andiamo a esaminare per benino. Devo dire che è fatta meglio di quanto pensassi. Il prezzo non è molto molto economico, si ha già un po' di difficoltà nel trovarla anche su Amazon, diciamo che si aggira attorno ai 35-40 euro più o meno. Ma adesso la andiamo a guardare per bene. Sto distruggendo l'imballaggio, ma pazienza, non fa niente. Ok, allora, prima impressione molto molto positiva. La maniglia è in finta pelle, credo, ma molto molto ben fatta. Mi piace, non è in cartone. E poi abbiamo qui un disco che va ad azionare il meccanismo che fa comparire e scomparire quello che c'è all'interno della valigia. E poi abbiamo le due cerniere in questo materiale che sembra metallico, ma non saprei dirvi di cosa si tratta in realtà. E poi è molto molto bello perché è comunque morbida. È un cartoncino morbido con questo adesivo superiore e gli angoli sono anche questi fatti in metallo, quindi molto molto ben rifinita. Mi piace parecchio. In basso troviamo i vari dettagli del contenuto della valigetta, troviamo anche il prezzo in dollari che è di 40 dollari, quindi devo dire onesto anche il prezzo italiano, più o meno, visto che comunque
è stato mantenuto, non differisce più di tanto. Troviamo il codice a barre, tutti i vari codici, i loghi, perché naturalmente sotto licenza Warner Bros. Wizarding World, quindi ci siamo. Adesso proveremo ad aprire la valigia. Spero di non romperla al primo colpo. Ok, non ho idea di come si apra, quindi dovrò un attimo studiarci. Ok ragazzi, ci sono voluti 5 minuti buoni per capire, ma ne sono venuto a capo. Girando questo disco da questa parte dove troviamo la freccia, ecco che troviamo la versione babbanabile della valigia. E poi vanno tirate verso l'esterno queste due estremità dove vanno inserite le chiavi e ecco che si apre da sola. Andiamo adesso a sbirciarne il contenuto. Ed ecco che troviamo l'interno della valigia classica di Newt Scamander e poi troviamo questo vassoietto con sopra raffigurati i prodotti che vediamo all'interno della pellicola, che vediamo nel film. Quindi troviamo la sciarpa di Tasso Rosso, troviamo il pigiama di Newt, una sveglia, la mappa di New York, la lente di ingrandimento e dei guanti. Quindi comunque troviamo quello che all'interno del film trova anche il funzionario di Dogana, che vediamo aprire la valigia di Newt. Ma fatto questo passaggio, ecco che andiamo a richiudere la nostra valigetta e vediamo invece cosa contiene realmente. Quindi andiamo a sistemarla così. Adesso ruotiamo il disco nel senso opposto e adesso dovremmo trovare all'interno il reale contenuto della valigetta. Andiamo ad aprirla ed ecco qui. Ok, troviamo il verso dello snaso, tanto tanto carino. E all'interno troviamo la bacchetta. Ok, fa un casino della Madonna. Ok, finito il baccano, all'interno troviamo nel suo alloggio la bacchetta di Newt. Ok, sono partiti altri versi, ragazzi, non c'è modo di fermarla. Troviamo la bacchetta di Newt, che è in realtà una penna. Questa qua realizzata in plastica, molto molto carina, però ben fatta. Devo dire che è al di sopra della bacchetta che invece abbiamo trovato nel pensatoio, nella confezione del pensatoio, quella di Silente, la bacchetta di Sambuco, era un pochino più scadente. Questa qui invece è fatta meglio. E poi abbiamo l'agenda, il taccuino di Newt. Eccolo qui, lo andiamo a sollevare ed ecco che al suo interno vediamo cosa viene riportato. Oh, molto molto carino, devo dire. Guardate, ci sono tante illustrazioni, ci sono delle bottiglie, c'è la mappa del mondo, ci sono delle pagine bianche da compilare con i nomi degli animali. È davvero molto molto carino. È una sorta di bestiario. Ecco qui abbiamo anche delle pagine del Ministero della Magia americano. Preparati ad esplorare, parte 1. Molto molto carino. Pensavo fosse totalmente vuoto. Qui abbiamo delle cartoline da riempire, da disegnare. È un libro molto molto carino, pensavo davvero fosse vuoto, invece no. All'interno troviamo molte illustrazioni, questo dà tanti punti a questo prodotto. È realizzato abbastanza bene, in cartoncino duro, rilegato, quindi ok, ci sta. Apriamo adesso la valigia, riposiamo le cose dentro e di nuovo becchiamoci il baccano degli animali. Ecco qua, una sorta di scimmia. Magari un occhami, non lo so. Qui abbiamo le istruzioni e poi nel fondo della valigetta ecco che abbiamo l'altoparlante e il vano delle batterie da poter poi sostituire. Io ragazzi devo dire che è molto molto ben realizzato, pensavo fosse più scadente il materiale della valigia, fosse più fragile, invece sembra molto molto resistente, molto ben fatto. I rumori, gli effetti sonori sono abbastanza forti, si sentono parecchio, lo sentite voi stessi dal microfono, quindi devo dire assolutamente promossa. 40 euro forse sono leggermente tantini, magari 30 sarebbe stato il prezzo più corretto, però è un gran bel pezzo da aggiungere alla collezione, perché se teniamo conto che la replica di Cinereplica della valigia di Newt, quindi quella in dimensioni reali, costa circa 300 euro, questa costa un decimo di quella, quindi va bene, ci sta, è molto molto bella, molto carina, si mette benissimo in libreria, sia in questa posizione in verticale che in orizzontale, vanno messi sopra magari i pop, l'occami, qualche bel personaggino, mi piace parecchio, quindi super super promossa. Grazie ancora a Sara per lo scambio.
dei nostri prodotti, era una cosa che volevo assolutamente recuperare. Naturalmente vi lascio il link sotto qualora fosse ancora disponibile su Amazon o su Book Depository per acquistarla. E ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video e naturalmente vi chiedo di seguirmi qualora vi facesse piacere su Instagram. E naturalmente, ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima settimana con il nostro appuntamento fisso del martedì a tema potteriano e con tantissimi video extra. Io adesso chiudo il becco e vado a registrare un altro unboxing. Ciao!